ricordo di spegnere i cellulari. Cercai l'amore, quello che scuote l'anima, che trasforma la vita in luce, in una fiamma infinita. Ma non lo conoscevo, non sapevo dove trovarlo, come conquistarlo. Avevo 15 anni, quando il mio cuore palpitò per un uomo, al segno del monte. Fu uno squarcio di luce, in una vita in cui gli affetti più cari erano scomparsi. Mia madre era morta. Arsenio fu per me l'amore, la libertà, una nuova vita. Per non perderlo, una notte fuggì da lui, sognando l'amore senza fine, per spegnere quell'ardore del cuore di cui ancora ignoravo la causa, ma che in quel momento riempiva la mia anima. Thank you.
Quanto amore e quanto dolore, quanta passione e quanto tormento. Aspettavo che quell'unione diventasse una festa di nozze, che quell'attesa divenisse sereno possesso, comunione gioiosa di due anime unite per sempre. Un figlio non fu sufficiente per calmare la sete di amore e di pace. L'amore di Arsenio, ma anche la solitudine, essere amante nascosta, amore segreto, sentire sulla pelle la vergogna di amare e la paura di dire Margherita, mia sposa, mia sposa. Che parola stupenda, tanto attesa e desiderata, ma il cuore è più grande, è sempre più grande.
non più abbandonata, nel dolore, ma non più disperata. Cercai un nuovo padre, una nuova famiglia, una nuova casa in cui vivere con mio figlio, la vita nuova che il Signore cominciava ad indicarmi. Padre Francesco mi aprì le sue braccia. Casa Muscari divenne la mia nuova casa, i poveri la mia nuova famiglia, e la mia vita cominciava a fiorire. Imparai giorno dopo giorno a scoprire la bellezza di quello sposo nuovo che mi voleva per sé, che mi chiamava, mi invitava ad una intimità nuova e diversa, eppure così dolce e tanto desiderata nel profondo del mio cuore. Quell'amore infinito cominciava a vivere dentro di me.